trovate l'agenda del weekend in Evitalia che torna dopo l'opening di Sölden, il nostro consueto appuntamento in 120 secondi per tracciare i principali eventi del weekend. Partiamo proprio da questo weekend con tanti spunti, tanti temi da copertina, uno su tutti il doppio slalom in rosa. Quest'anno i maschi non disputeranno sulla Levi Black il consueto appuntamento per il rimodulamento del calendario, quindi due slalom sulla stessa pista in due giorni, ma forse il tema più importante, più rilevante di questo weekend è il ritorno dopo 300 giorni della regina dello slalom, ovvero Michaela Schifrin. In casa Italia sette atlete presenti, Bassino e Brignone sono altri due nomi piuttosto importanti, soprattutto dopo la doppietta firmata a Sölden in gigante, che si presenteranno in slalom al via insieme a loro due, Irene Curtoni, Marta Rossetti, Martina Peterlini, Lara Della Mea e l'esordiente alla prima gara di Coppa del Mondo, Serena Viviani. Appuntamento per la prima manche alle 10.15, seconda manche alle 13.15, sia sabato che domenica. Mettiamo da parte lo sci perché non sarà un weekend soltanto di sci alpino, ripartono anche le altre discipline da venerdì a domenica, 4 in tutto, il salto da Visua, il freestyle dall'Austria da Stubai, il bob e lo skeleton dal Budello di Sigulda in Lettonia, mentre dal prossimo weekend palinsesto che sarà al completo con la grande stagione del fondo e del biathlon al via. Insomma, possiamo dire a tutti gli effetti che ci siamo, i grandi duelli, grandi weekend di sport invernali ci attendono anche le pagelle preziosissime di Paolo De Chiesa domenica sera, che ci porterà come sempre tra promossi e bocciati del weekend di Coppa del Mondo. Infine vi ricordiamo appuntamento altrettanto importante, mettetevi alla prova sul nostro sito, sul sito Nevitalia, fate il vostro pronostico, quest'anno in collaborazione con Rossignol, il gioco dei podi Rossignol, prestigiosissimi premi in palio per voi. Buon weekend di sci da Nevitalia e da Gian Giacomo Secchi.